Bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta conversa a distància, benvinguts al nom del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, aquesta conversa amb l'Estefano Mancuso, eh, connectats a distància ell des de Florència, per les circumstàncies, òbviament, Estefano Mancuso, una de les màximes autoritats, ja ho sabeu, en neurobiologia vegetal, autor de títols com Les plantes, que és el llibre que, sobre el qual avui parlarem abastament, també eh, sensibilitat i intel·ligència en el món vegetal, eh, en fi, El futur és vegetal, sempre a Galàxia Gutenberg, que aquest, per exemple, és el llibre, eh, també l'últim que ha sortit ara de, de Galàxia, doncs que que planteja aquesta Constitució, en parlarem avui en detall, al llarg d'aquesta conversa sobre les plantes, una Constitució escrita per elles. Una conversa amb activitat, ja ho sabeu, que s'emmarca en el cicle del CCCB Canviar el relat, un cicle que postula una nova aproximació, una nova sensibilitat a la nostra relació amb la natura i que, per tant, doncs, eh, lliga perfectament amb l'obra eh, d'un dels grans pensadors en la matèria, com és Estefano Mancuso, una activitat que s'havia de tenir en el hall del CCCB de manera presencial amb ell oferint una conferència, però les circumstàncies són les que són i que tots compartim i, en conseqüència, ell és a casa seva a Florència, en el meu cas sóc a Barcelona, i aquesta relació, aquesta, aquesta comunicació és de, en aquest format i, evidentment, parlant inicialment doncs, de la situació a la, a la qual ens trobem. Estefan, ciao, com estàs? Bona sera. Bene, ciao, David. Allora, in questo contesto strano, un po' di, di confinamento uh, questi giorni si parla spesso di, della nozione di opportunità di quanto questa situazione serva anche a, a, a ripensare un po' a, 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 la, la, la nostra situazione sulla, sul pianeta sulla terra uh, un po' ripensare dove siamo uh, quindi magari potremmo uh, accettare l'invito del, del confinamento per ripensarci Beh, sì, sai eh, penso che sia fondamentale eh, nel senso che mh, quello che stiamo vivendo e possiamo viverlo diciamo in due maniere come una costrizione quindi come un periodo perso della nostra vita o come una specie di io direi quasi di allenamento per ciò che ci, che ci riserva il futuro cioè noi dobbiamo veramente imparare che eh, se non cambiamo velocemente le nostre, eh, i nostri comportamenti, il nostro modo di, di stare su questo pianeta, beh, di avvenimenti come questo, nel futuro ce ne saranno tanti. Cioè, per, per capirci, anche questo passaggio dei virus dagli animali agli uomini è eh, una conseguenza del riscaldamento globale. Dal 1990 ad oggi, il numero di virus che sono passati diciamo dagli animali all'uomo è triplicato rispetto agli anni passati. Perché? Beh, in parte perché eh, quando noi aumentiamo la temperatura del pianeta, beh, no, di fatto non sappiamo che cosa stiamo combinando. Questa è la questione fondamentale che tutti dovremmo capire. Non lo sappiamo. Non sappiamo la temperatura il singolo parametro che più di ogni altro influisce su qualunque tipo di fenomeno chimico fisico o biologico tutto è regolato dalla temperatura e allora quando eh, con i nostri comportamenti noi riscaldiamo ciò che ne otteniamo sono cose imprevedibili e soprattutto eh, non soltanto imprevedibili, ma anche, come potremmo dire, esponenziali. Cioè, eh, noi vedremo nel nostro futuro se non cambieremo, cosa di cui io sono molto, su cui io invece sono ottimista, non, nonostante tutto, eh, ma se qua, qualora fossimo così duri da non cambiare, continuare sulla nostra strada, beh, allora nel nostro futuro. Eh, Vedremo dei cambiamenti talmente forti, talmente eh, importanti, che anche un, un avvenimento come quello ora del coronavirus ci sembrerà un giochino, un giochetto da ragazzi. Quello che voglio dire è che abbiamo messo in moto delle, in maniera inconsapevole, abbiamo messo in moto una serie di cambiamenti sul, nel nostro ambiente le cui conseguenze non sono prevedibili. Eh, eh, c è, c è, nel, anche nel primo capitolo di questa Nazione delle piante si parla eh, di, una, di un atteggiamento eh, di noi umani che mi sembra eh, quantomeno preoccupante, eh, l'idea de, della superiorità. Eh, di come noi eh, abbiamo, avuto, abbiamo sviluppato un rapporto di superiorità, come, anche come, come specie, eh, eh, nei confronti delle piante, nei confronti della natura, giusto? Eh, questo, questo è uno dei temi che al momento eh, mi interessano di più in assoluto, cioè, ed è l'idea che noi abbiamo eh, di essere l'apice della del, dell'evoluzione cioè la, gli esseri eh, di gran lunga più importanti e più perfetti che esistono sul pianeta e questo io credo che se noi chiedessimo no, a, a chiunque dei nostri ascoltatori a chi ci sta ascoltando stasera se noi chiedessimo beh ma tu ti senti meglio o peggio di un uh, Uh, di, un, di una mucca, di un cavallo, di, una, di un olivo, e uh, una, di una felce. Eh? Nessuno, nessuno direbbe no, io sono peggio. Tutti pensano, noi pensiamo di essere meglio e, abbiamo, e i motivi quali sono? Beh, comincia, si comincia a dire beh, ma insomma, ma una, una felce o un albicocco o una mucca. Non è in grado di scrivere eh, la, la Divina Commedia, il Don Quixote, eh, non è in grado di, 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 di dipingere, non è in grado di immaginare la teoria della relatività. Per forza che noi siamo meglio. Noi abbiamo questo cervello così enorme che ci permette di fare delle cose. Che gli altri esseri viventi non sanno fare questo è quello che le persone normalmente ritengono e tutto questo è sbagliato è proprio sbagliato ma guarda non è una questione che sia sbagliata questa, questa idea per motivi etici è proprio sbagliata per motivi biologici ora eh, cerco cerco di, di essere più chiaro quando noi pensiamo quando noi diciamo di essere meglio meglio che cosa vuol dire meglio è una delle idee più pericolose che l'uomo abbia mai prodotto nella sua, nella sua storia eh, eh, quando tu cominci a pensare di essere meglio di un altro uomo eh, allora lo utilizzi e dici tu non sai quello che è bene per te lo so io e quindi fai quello che, devo di quello che dico io lo cominci a utilizzare quando tu pensi di essere meglio delle altre specie viventi allora queste specie non, non, sono, non hanno più una loro dignità diventano qualcosa che è al tuo servizio bene di nuovo io non voglio entrare nella questione etica io voglio semplicemente vedere questa cosa è vera o non è vera Cosa vuol dire meglio? Meglio vuol dire che si raggiunge un obiettivo con una efficienza superiore. Ti faccio un esempio. Eh, in, in una gara di corsa, sui 100 metri, oh, scusate, Allora, eh, mi senti? Sì, 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 sì. Allora, in una gara di, di, eh, di corsa sui 100 metri il ehm, aspetta che scusatemi spengo questo eh, ecco fatto chi corre chi corre eh, i 100 metri nel tempo minore io facciamo un esempio io ci metto 10 secondi tu ci metti 9 secondi tu sei meglio di me obiettivamente, obiettivamente. se facciamo una gara di salto e tu salti due metri e io salto un metro e mezzo, tu sei meglio di me e è, 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 una, è, una, è, è una misura obiettiva. Ma nella vita, dire che noi siamo meglio degli altri esseri viventi, da che cosa dipende questa cosa? Beh, qual è l'obiettivo della vita? Nel caso della corsa, l'obiettivo è correre più velocemente nel caso del salto è saltare più in alto ma nella vita beh nella vita l'obiettivo principale è molto semplice non è una cosa trascendentale da un punto di vista della biologia l'obiettivo della vita è la propagazione della specie allora se noi saremo in grado di propagare la nostra specie meglio di quanto fanno gli altri esseri viventi, allora saremo effettivamente meglio degli altri esseri viventi. Però ora chiediamoci quanto questi altri esseri viventi sono in grado di fare questa cosa, quanto sono bravi nel propagare la loro specie. Eh, e qui la questione comincia a diventare interessante per noi, perché la vita media di una specie sul pianeta è di 5 milioni di anni quindi mediamente una specie vive 5 milioni di anni ora tu sai da quanto siamo qui noi uomini homo sapiens eh, già il nome è una cosa che fa molto ridere no che, che noi ci siamo chiamati da soli homo sapiens sapiens addirittura chiaro, vabbè chiaro. Eh, sì, <ride> esatto ebbene comunque noi, noi uomini, uomo homo sapiens, è sul pianeta da 300.000 anni da 300.000. Quanti in quanti pensano davvero che saremo in grado di sopravvivere altri 4 milioni e mila anni per arrivare alla media dei 5 milioni. Io non voglio dire che dobbiamo essere meglio, ma alla media, 5 milioni. Io non credo che noi non arriveremo neanche altri 10.000 anni se continuiamo così, altri 1000. Allora tu pensa se noi uomini ci estinguessimo in un tempo così breve, cioè quindi siamo apparsi 300.000 anni fa e magari in altri 100.000 anni ci estinguiamo, 100.000 sono tantissimi, eh? Allora, saremmo vissuti soltanto 400.000 anni quando la vita media di una specie sul pianeta è 5 milioni di anni. Ora, se noi ci estingueremo, che importanza avrà avuta che abbiamo scritto il Don Quixote, che abbiamo dipinto la Cappella Sistina o che abbiamo immaginato la teoria della relatività? Assolutamente nessuna. La, il vero punto fondamentale. E questo che ci deve far capire che non siamo affatto meglio degli altri esseri viventi e che la nostra capacità di sopravvivenza è molto bassa. Noi siamo l'unica specie che distrugge l'ambiente in cui vive, e questo è questo di nuovo ritorniamo all'inizio uh, alla, 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 all della nostra conversazione. Quando una specie come la nostra distrugge l'ambiente all'interno del quale vive, ebbene, ciò, che, eh, ciò che, si, che, che ne consegue sono tutta una serie di eventi che non sono facilmente eh, immaginabili, come per esempio la, la produzione di nuovi virus o l'innalzamento delle... Del, 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 del livello del mare, il, il riscaldamento eccetera eccetera. Cioè, io credo che alla, alla base di tutto, al fondo di tutto quanto, ci sia davvero un'idea sbagliata. E questo dovrebbe, dovrebbe essere il primo punto da, eh, da riorganizzare in questo tempo che ci è dato di rimanere in casa. Pensiamoci un attimo. Il primo punto è che non dobbiamo ritenerci la specie dominante, la specie migliore, anzi dobbiamo ritenerci con umiltà una delle specie meno adatte a sopravvivere finora apparse e dovremmo imparare da tutte le altre specie come si fa invece a sopravvivere. Sì, sì, e poi è, è, è buffo perché c'è un capitolo nella Nazione delle piante in cui si parla appunto di come le piante vivono radicate a, al suolo senza neanche potersi eh, muovere, che è un po' quello che stiamo noi eh, vivendo sì. questi giorni. Non siamo noi, noi umani, non, non siamo più in grado di eh, scappare, di fuggire da nessuna parte. Eh, no. Guarda, è, questa è un'ottima osservazione perché. Ci permette anche di comprendere meglio le piante. Noi, noi siamo animali. Animali vuol dire che siamo animati, cioè che ci muoviamo. Questo vuol dire animali. Animali vuol dire esseri che si muovono. Per noi eh, tutto è fondato sul movimento. Noi non possiamo immaginare di rispondere a un problema senza muoverci. Eh, per noi il movimento è tutto, tant'è vero che quando non ci muoviamo più, quando non siamo più in contatto col il mondo, addirittura spesso diciamo di essere in stato vegetativo, cioè ci siamo trasformati in delle piante, che è una stupidaggina. Però ecco, c'è questo, questo, questo momento no, in cui tutti noi siamo bloccati in casa. E allora, guarda che cosa accade. Una delle prime cose che accadono... È che noi intensifichiamo le nostre comunicazioni. Io e te, per esempio, stiamo comunicando e eh, non potendoci vedere di persona. Che cosa se non ci fosse stata questa, eh, eh, questo maledetto virus, io con grande felicità, sarei venuto a Barcellona con Ti gran abbracciati anche. grande felicità. Ci saremmo abbracciati, avrei, avrei potuto vedere le persone che, eh, che, che mi ascoltavano e parlare con loro. Tutto questo lo avrei fatto muovendomi, no? mi, mi sarei mosso. E il fatto che invece siamo tutti impossibilitati a muoversi, che cosa ha fatto? Ha fatto sì che noi comunichiamo bene. Questa è una prima cosa da, 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 da capire. Le piante non si muovono ma proprio perché non si muovono comunicano tantissimo. Questa è una delle, eh, delle prime, delle grandi differenze, di una, una delle cose che fino a non tanto tempo fa non si conosceva. Si pensava che le piante non avessero questa Possibilità di comunicare, invece, le piante si scambiano informazioni in continuazione, un po' come stiamo facendo noi ed è buffa questa cosa, è divertente. Cioè, il, la, la, il, eh, guarda che cosa sta succedendo con il traffico internet in questi giorni. Eh, lo, vedrete, lo vedrete anche da voi fra qualche giorno, ma noi in Italia abbiamo avuto un picco enorme del traffico di dati su internet. Cioè, non potendo muoverci, muoviamo le informazioni. È la stessa, ed è la stessa cosa che fanno le piante. È giusto, che poi non è che le piante non si muovono, ma lo fanno eh, per dire in un, in un tempo più, più lungo. Esatto, infatti la, 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 la cosa correttamente dovremmo dire che le piante non si spostano da dove, da dove, dal luogo in cui sono nate, ma si muovono tanto, però non sono in grado di spostarsi da un luogo all'altro nel corso della loro vita. Di generazione in generazione sì, ma nel corso della loro vita no. Allora, la prima, la prima cosa interessante è questa. Vedi, esseri che non sono in grado di spostarsi comunicano tanto ed è la stessa cosa che stiamo facendo noi. Poi il secondo, il secondo punto è che esseri che non sono in grado di muoversi cambiano la loro organizzazione. Cioè, la, noi abbiamo un'organizzazione, noi uomini, noi animali in genere, abbiamo, co costruiamo sempre organizzazioni centralizzate, gerarchiche, piramidali. Piramidali, esattamente piramidali, perché noi, noi animali siamo fatti così: abbiamo un cervello che governa degli organi e ogni organo è specializzato in una, in un, in una, in un particolare, in una particolare funzione. E noi respiriamo con i polmoni, digeriamo con lo stomaco, vediamo con gli occhi e pensiamo con il cervello. Ogni organo ha una sua funzione. E però ognuno di questi organi è anche fondamentale. Se si rompe un organo, tutto l'organismo muore. E che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo costruito tutte le nostre organizzazioni, guarda le nostre società, i nostri, le nostre... Eh, qualunque cosa, tu guarda, eh, una qualunque organizzazione ha l'organigramma. L'organigramma ha sempre un capo, capo, questo, è la testa, e poi tutti gli organi che stanno sotto il capo. Noi costruiamo organizzazioni che sono la replica esatta di come siamo fatti noi. Ora, questa organizzazione piramidale ha un solo vantaggio che è. Eh, diciamo l'organizzazione che meglio si adatta al movimento, cioè, se ti devi muovere, allora l'organizzazione piramidale può andare bene, ha un sacco di svantaggi, tantissimi svantaggi, ma ha, ha un vantaggio: ti muovi velocemente. Nel momento in cui tu non ti puoi muovere, questa organizzazione no, non serve a nulla. Non serve assolutamente a nulla. Anzi, anzi, ci rende, secondo te, tu ritieni nel libro che questa catena gerarchica ci rende più debole come specie. Certo, certamente ci rende uguale, ma tu pensa a quello, quello che accade in un'organizzazione veramente piramidale, se tu rimuovi un punto fondamentale, non c'è neanche bisogno che tu rimuovi il capo. Ma, se tu rimuovi un, 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 un qualcuno che è fondamentale per l'organizzazione, tutta l'organizzazione crolla. Le organizzazioni piramidali sono fragili, così come è fragile il nostro corpo se lo confrontiamo col, col corpo delle piante. E no, il, il fatto che noi abbiamo un corpo fatto da organi, singoli o doppi, fra sì che se uno di questi organi si rompe l'intera organizzazione collassa, moriamo. Se invece in una pianta, una pianta no, perché tu puoi prendere, puoi tagliare l'80%, il 90% di una pianta e la pianta è con, di nuovo vive, perché la pianta non ha organi, eh, centralizzati, non ha organi specializzati come noi, ma diffonde tutte le sue funzioni sul corpo, cioè ha un'organizzazione diffusa o se la vuoi mettere in altre parole, la pianta vede con tutto il corpo, sente con tutto il corpo, eh, respira con tutto il corpo, ragiona con tutto il corpo, non ha organi specializzati. Questo è fondamentale, fa sì che la pianta sia estremamente più robusta di noi, estremamente, e guarda che non è un caso, di nuovo noi pensiamo di essere il meglio che esiste su questo pianeta, però se avessero chiesto a me come vuoi essere costruito, io avrei detto io non voglio essere costruito, io voglio essere costruito come una pianta, Voglio eh, se mi si rompe eh, il cuore, non voglio morire, eh, ne voglio tanti altri, noi non siamo fatti bene, capisci? Ma non solo non siamo fatti bene, eh, siamo anche, eh, eh, siamo anche, diciamo, eh, um, questo tipo di organizzazione, l'organizzazione centralizzata, e l'organizzazione è meno uh, creativa possibile perché c'hai in una piramide hai soltanto un vertice che decide e così nella nostra testa è soltanto il nostro cervello che decide in una pianta è tutto il corpo che decide allora alla fine guarda uno potrebbe dire vabbè però non mi hai convinto è meglio la nostra organizzazione siamo meglio noi e invece ti dico guarda i numeri perché alla fine i numeri sono sempre ciò che conta di più. Le piante rappresentano l'85% della vita. Se tu pesi, pesi la vita, se si potesse prendere tutti gli esseri viventi e metterli su una bilancia, vedremmo che le piante rappresentano l'85% della vita. E gli animali non l'uomo tutti gli animali insieme tutti rappresentano lo 0,3 allora sol è questo che ti fa capire immediatamente che una scelta quella fatta dalle piante è stata migliore di quella fatta dagli animali sì sì no poi il tipo di organizzazione che ci siamo tra, tra i tutti un po', un po lati e, um, il fatto che sia uh, diventato un disastro uh, lo si dimostra anche nel libro con riferimento a, a un po' in modo addirittura spiritoso, al principio di Peter no? quella cosa ah, che sì, beh sai voglio dire, la, la questione la questione, del, la questione delle gerarchie beh la questione delle gerarchie è una questione secondo me irrisolvibile non è proprio, è, è proprio come dire una, eh, un, un retaggio, qualche cosa che ci rimane di un, di un tempo preistorico. Che, che l'uomo moderno iperconnesso in, in, in un mondo globale continui ad avere delle organizzazioni gerarchiche è una cosa che non si riesce a capire. Guarda che la modernità. La modernità è diffusa. Tutte, tutto quello che riguarda il moderno riguarda la diffusione, non la internet che è di sicuro la, la, diciamo l'innovazione umana più importante dai tempi della stampa almeno. Ebbene, che internet che cos'è? È una rete diffusa, non è centralizzata, è tutto diffuso. Tu allora, dicevi prima, ricordavi il principio di Peter, che è una cosa eh, verissima, cioè, in qualunque organizzazione gerarchica, le organizzazioni gerarchiche sono proprio inerentemente non funzionano, non funzionano bene. Eh, diceva questo famoso Peter eh, che in, una, in ogni organizzazione gerarchica, ciascuno raggiunge il livello, più adatto alla sua incompetenza, che sembra una specie di gioco, una specie di gioco di parole, e invece è una cosa vera. Guarda, tu immagina un'organizzazione eh, gerarchica perfetta, cioè perfetta, voglio dire, non fatta dagli uomini, sai perché negli uomini eh, tu passi di grado. Eh, perché sei amico di quell'altro, perché stai simpatico al tuo capo, perché c'hai l'amante, il cugino, eh, una serie di, di motivi che non riguardano le tue competenze. Ma immaginiamo una situazione, una, una organizzazione gerarchica perfetta. Una persona entra, entra in questa organizzazione ed entra a livello 0, al livello più basso, giusto? No? Dopodiché, siccome è bravo, che succede passa al livello 1, poi eh, anche a livello 1 è bravo e passa a livello 2, poi passa al livello 3, e poi passa a livello 4, al livello 5. Ma a un certo punto inevitabilmente arriverà ad un livello in cui non è più bravo degli altri e lì rimane cioè capisci rimane al livello in cui è meno bravo e come diceva Peter ha raggiunto il livello più adatto alla sua incompetenza ora allora, questa cosa che sembra una cosa così eh, strana, è di fatto uno dei limiti principali delle organizzazioni gerarchiche, cioè come fare a eh, uscire da questi, da questi pericoli è qualcosa che non sappiamo, ma questo sai non è il punto fondamentale, il punto fondamentale è che le organizzazioni gerarchiche hanno tutta un'altra serie di grandi problemi, per esempio il fatto che dove si prende l'iniziativa, cioè eh, dove chi prende eh, la decisione è molto lontano dal punto in cui quella decisione dovrà avere effetto e quindi non conosce bene tutta la situazione, cosa che di nuovo nel mondo delle piante non appare mai. Nel mondo invece degli umani, una delle cose che, che mi è colpito, che mi ha anche stupito nel tuo libro quando parli del, dell'uomo come, eh, come il vero superpredatore, ehm, sì. ha a che fare con, la, con il tasso di estinzione, che ormai è salito alle stelle. È una cosa che non. Eh... Questo è un altro punto eh, eh, molto dolente, purtroppo, perché di nuovo eh, fa parte di questa nostra. Eh, di questo nostro impatto deleterio sul, sul pianeta, noi siamo l'unica specie che distrugge l'ambiente all'interno del quale è vivo. Noi eh, non siamo ci sono anche alcuni virus eh, eh, ma non molto evoluti che fanno la stessa cosa, che ammazzano l'ospite. All'interno del quale vivono, ma la grande è come questo qui, no? che in, in, in questo coronavirus, in, in un certo numero di casi, ammazza l'ospite sul quale vive. Ma i virus più evoluti, ce ne sono tantissimi, non distruggono l'ospite, noi ci comportiamo mh, nei confronti dell'ambiente veramente come un virus, ma un virus primitivo. Allora eh, eh, tu eh, ricordavi giustamente delle estinzioni. Beh, nella storia della, della vita ci sono state già cinque grandi estinzioni. Grandi estinzioni sono dei momenti della storia del pianeta dove per una serie di motivi eh, particolari, eh, grandi cambiamenti climatici, eh, sono movimenti tellurici, eh, una grande numero di specie scompare in un periodo di tempo ristretto. Però attenzione, che cosa vuol dire tempo ristretto? Beh pensa, prendiamo l'ultima grande estinzione. L'ultima grande estinzione è quella del Cretaceo, alla fine del Cretaceo, 66 milioni di anni fa, quando scompaiono i dinosauri. Allora, tutti abbiamo visto dei film sappiamo eh, cade il meteorite e negli anni successivi subito dopo tutti i, i dinosauri scompaiono bene eh, non, non dovete immaginare che, eh, che questa eh, estinzione sia avvenuta in un attimo cioè non è caduto il meteorite e il giorno dopo non c'erano più dinosauri. No, è caduto il meteorite. E poi nelle centinaia di migliaia di anni successivi eh, i dinosauri si sono estinti. Quindi, anche in quel caso, in cui l'estinzione è stata molto veloce, è comunque durata qualche milione di anni. Ora noi stiamo facendo una cosa che non si è mai vista prima nella storia della vita. Noi siamo nel pieno della sesta estinzione e questa sesta estinzione è senza alcun dubbio dovuta a noi. Cioè siamo noi il meteorite che è cascato sul pianeta. Soltanto che a differenza di quanto è accaduto nel Cretaceo Oggi questa estinzione sta avvenendo in un, in un numero di, di anni, che, ma neanche di anni, in un tempo che è incredibilmente breve, incredibilmente breve. Eh, pensa che eh, ogni giorno addirittura si estinguono delle specie e si stima che ci, stia, che ci sia al momento una, una un tasso di estinzione che è dal, mi, dalle mille alle 10.000 volte più veloce di quanto non sia mai avvenuto nella storia della Piedelle della Terra. Quindi noi siamo nel pieno di un'estinzione che viaggia dalle 1.000 alle 10.000 volte più velocemente di quanto sia eh, avvenuto in qualunque altra estinzione antecedente. E questa è soltanto dovuta a noi, cioè siamo noi che stiamo facendo questo. E quando si estinguono le specie a questa velocità, beh, è, è ovvio che noi non sappiamo che cosa stiamo combinando. Questo è un altro punto fondamentale. Perché a noi potrebbe anche importarci poco delle altre specie, no? Dice vabbè, scompaiono e eh, pazienza, e invece no, perché? Perché noi non siamo fuori dalla natura. Questa è un'altra idea. Assurda dell'uomo, un'idea eh, una, una, della, della sua presunzione eh, eh, incredibile di credere che l'uomo si sia estratto dalla natura, sia sopra la natura, sia una cosa diversa dalla natura. No, noi siamo assolutamente dentro la natura e perché noi possiamo sopravvivere abbiamo necessità. Che tutto quello che ci riguarda, che quindi tutte le relazioni, tutti gli altri esseri viventi, siano mantenuti in vita. In altre parole, quando noi estinguiamo le altre specie, non stiamo semplicemente estinguendo delle altre specie, stiamo riducendo le nostre capacità di sopravvivenza. Guarda che parlare di estinguersi questi giorni, Stefano, eh, mi <ride> sa che posso pu avventarci ancora di più? Eh? Beh, sai, ma non in questi giorni. In questi giorni, que, questo è un virus pericoloso che ha un uh, in, cui, in cui purtroppo la letalità è abbastanza alta, ma non ha niente a che fare con l'estinzione. <ride> Stiamo tranquilli. Senti, quando parli del riscaldamento um, nella nazione delle piante, tu uh, ritieni che non. Che eh, le conseguenze del riscaldamento eh, globale non siano eh, così eh, drammaticamente evidenti a tutti eh, quindi mi chiedevo boh, eh, viviamo ancora come, come se nulla ci fosse beh guarda anche questa è un'ottima un osservazione, guarda partiamo da ciò che ci sta accadendo proprio in questi giorni no? Ehm, ne, parle ne parlavamo io e te prima di iniziare l'intervista, no? di come eh, io sono rimasto stupito, per esempio, del, eh, della velocità con la quale gli italiani, che sono un popolo estremamente indisciplinato, eh, eh, abbiano cambiato le loro abitudini in un tempo brevissimo. Eh, se ci sia, io vivo a Firenze, se mi affaccio dalla finestra sotto casa mia, normalmente c'erano dei fiumi di persone, oggi non c'è nessuno, nessuno, letteralmente nessuno. Allora, questa cosa mi ha molto colpito perché anche un popolo indisciplinato come eh, gli italiani. È riuscito a cambiare il proprio comportamento in, una, in, un, in un numero, in, in un tempo così breve, da un, da un giorno all'altro. E mi sono chiesto perché, come mai. Beh, sai, perché il virus è una minaccia evidente, è una minaccia evidente, cioè un, una, un, il virus provoca un certo numero di morti e come si propaga questo virus? Si propaga da persona a persona. Che cosa devi fare? Non devi incontrare le altre persone. È, è molto semplice, vedi? Cioè, è una, è una, una conseguenza estremamente semplice. C'è un problema grave, ma c'è anche una soluzione semplice. Che cosa devi fare? Non incontri nessuno e sei, in un certo senso, salvo. E c'è soprattutto la consapevolezza di come si deve fare, come si deve gestire. Come si deve fare? Esattamente, cioè è tutto chiaro: è tutto chiaro. Nella questione del riscaldamento globale, la stragrande maggioranza delle persone, nonostante il pericolo sia infinitamente più grave di quello di questo virus. Nonostante questo, le, la maggior parte, la grande maggioranza delle persone non ha idea di, non riesce a sentire eh, eh, un diretto pericolo sulle proprie vite. Cioè pensa che sia qualcosa che arriverà più in là o che non interesserà direttamente eh, eh, noi stessi o che riguarderà le prossime generazioni. E questo è sbagliato questo è sbagliato cioè questo, il, la, il, il riscaldamento globale interesserà tutti noi anche le persone della mia età io ho 54 anni la mia, la, la mia vita sarà interessata in maniera molto forte dal riscaldamento globale non, non se ne parli per chi oggi ha 10 o 15 o 20 anni o 30 anni cioè tutti le vite di tutti saranno interessati dal riscaldamento globale in una maniera molto più forte di quanto potrà fare mai il virus. Allora, quello che mi, quello che mi chiedo è, da una parte, vedo in quello che sta accadendo oggi una fonte di ottimismo, cioè perché mi rendo conto che le persone possono cambiare molto velocemente. Possono cambiare i loro comportamenti in una quantità di tempo molto molto breve, nonostante al momento questi cambiamenti siano peggio, perché noi viviamo peggio. Allora, mi, mi, allora dovrebbe essere però anche vero che è possibile indurre persone che li por porta a vivere meglio, anche in un tempo piuttosto breve, allora quello di cui abbiamo bisogno è che ciascuno di noi riesca a raccontare nella maniera corretta che cos'è il riscaldamento globale e perché sarà qualcosa che interesserà ciascuno. Già, interesserà ciascuno eh, di sì. noi. Guarda, ti faccio Beh, un esempio: Barcellona. Barcellona. Nel 2070, cioè, quindi fra 50 anni, se non, se non cambia nulla, se non si fa nulla, Barcellona avrà un clima da sub-Sahel, cioè da, da zona sottosahariana. Cioè, capisci come è, è, avrà un impatto enorme sulla città? Roma, Roma, avrà lo stesso clima di Tunis, però devi pensare sono città che sono state costruite non per quei climi tutto cambierà allora e questa è la questione fondamentale è fare capire che cosa vuol dire riscaldamento globale e questo nella migliore delle ipotesi roma avrà nel 2070 il clima di inizio è la migliore delle, delle, delle ipotesi cioè se cominciamo a fare qualche cosa subito allora potremmo capire potrebbe, che potrebbe, potrebbe essere peggio potrebbe essere, potrebbe essere peggio certamente cioè al momento attuale al momento attuale fra cin, eh, eh, se non cambiamo nulla fra 50 anni mezza Italia sarà sarà e la stessa cosa sarà per la Spagna, noi siamo, abbiamo latitudini molto simili, molto simili. Per, per cui non è una questione di cui, di cui diciamo, non interessarci, è una questione fondamentale per la sopravvivenza delle nostre civiltà. Tra l'altro perché non è che eh, gli effetti di, di questo riscaldamento non li vediamo ogni giorno, ormai eh, si sono cancellate addirittura le stagioni. Viviamo in una, una primavera costante, la bella stagione c'è sempre, l'inverno non c'è quindi è... esatto. esatto. Cioè noi viviamo anche in questa da un, da un certo punto di vista, quante volte abbiamo sentito dire no, una, delle cose del tipo: vabbè, alla fine però è anche bello questo cambio questo riscaldamento globale. Guarda, che meraviglia, non c'è più l'estate, non c'è più l'inverno, è sempre primavera che bello no attenzione attenzione perché la, abbiamo, stiamo vedendo delle cose che sono pazzesche eh, quest'inverno in antartide si sono toccati i 19 gradi guarda che i 19 gradi in antartide eh, è una cosa mai 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 Avvenuto ma tanto, mai a di lunga molto superiore a qualunque temperatura si sia mai misurata in Antartide. È un, è un assurdo. È una cosa assurda pensare che durante, eh, ehm, se anche durante l'estate australe, perché quando da noi inverno in Antartide è estate. Ma ugualmente 19 gradi è una temperatura fuori dal mondo, mai sentita dire. Allora. Una delle cose che mi ha molto colpito, infatti è stata che nonostante noi sentissimo queste notizie sui 19, 18,7 gradi in, in la cosa mi ha fatto molto scalpore, ma 18,7 gradi in Antartide è una cosa pazzesca, è come se da noi eh, eh, ci fossero eh, 50. 50 50 gradi. Sì, sì, una cosa del genere, sì. Eh, senti sì, Stefano, sì. volevo anche parlare dei boschi, eh, in questo sì, caso eh, parla, parlavo prima della consapevolezza, de, anche dei livelli di, di CO2, perché eh, c'è una cosa che mi è, eh, sono, sono rimasto colpito in questo libro eh, quando parli della deforestazione. La deforestazione secondo te dovrebbe addirittura essere considerata come contro l'umanità. Eh, quindi cosa si dovrebbe fare secondo te per... Eh, eh, gestire questa situazione guarda ecco, eh, hai, hai perfettamente ragione cioè il, eh, la deforestazione è assolutamente la, la cosa peggiore che al momento possiamo fare cioè fra tutti, fra le tante catastrofi che siamo stati in grado di produrre eh, la deforestazione è la più importante buttare giù più ne, ne dovremmo piantare per riportare indietro l'anidride carbonica alla, eh, a una situazione più tollerabile per il riscaldamento globale ma guarda che quando noi sentiamo dire per esempio che Bolsonaro eh, eh, sta tagliando l'Amazzonia eh, da quando c'è Bolsonaro in, in Brasile, la quantità di, eh, di, di foresta amazzonica, il tasso al quale la foresta amazzonica è, 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 è tagliata è aumentato moltissimo. È una cosa assolutamente incomprensibile. Non dovremmo permetterlo, nessuno dovrebbe permetterlo. La foresta amazzonica è il polmone del pianeta, nel senso il clima del pianeta dipende dalla foresta amazzonica. Allora ehm, è chiaro che non si può lasciare questa, eh, questa risorsa in mano a un, a un singolo Stato che ne fa quello che ne vuole. Allora chi, chi deforesta è davvero andrebbe. Ehm, processato per crimini perché è davvero un crimine contro l'umanità nel senso che l'unica cosa che al momento ci permette di sopravvivere è il fatto che ci siano le foreste se qualcuno le taglia ci sta impedendo di sopravvivere quindi è davvero un crimine contro l'umanità le foreste non solo andrebbero protette tutte ma in più, noi dovremmo impegnarci in un grandissimo sforzo per poter piantare almeno mille miliardi. Ho fatto un calcolo: almeno con mille miliardi di alberi, e lo so che sembra tanto, però mille miliardi di alberi richiedono su tutto il mondo un. Uh, La superficie più o meno pari agli Stati Uniti. Quindi dovremmo trovare su tutto il pianeta una superficie pari a quella degli Stati Uniti e riempirla di alberi. E se noi facessimo, potremmo riportare indietro l'anidride carbonica dei due terzi, potremmo riassorbire due terzi dell'anidride dell carbonica in più che si è prodotta, che è tantissimo. E guarda, che è una cosa che è possibile fare. Cioè, rispetto alle alternative, eh, è probabilmente la soluzione più semplice che noi possiamo immaginare. Alla fine, non è una cosa enorme. Eh, se, o, se ogni Stato si facesse carico della quota di alberi che gli, che gli compete, ora io non ti so dire... Eh, qual è la, quale sarebbe la. Ti faccio l'esempio dell'Italia. Ho fatto due calcoli. All'Italia dovrebbe competere piantare due miliardi di alberi. Si possono mettere due miliardi di alberi in, in Italia? Certamente, tu pensa che soltanto utilizzando allora, in Italia dal 1980 a oggi sono stati abbandonati, cioè. 5 milioni di ettari di terreno, cioè terre che prima erano coltivate, per, perché, sai, c'è un, un abbandono dell'agricoltura. Quindi dal 1980 a oggi sono stati abbandonati 5 milioni di ettari. Beh, ne basterebbero due di questi 5 milioni, milioni per, per poterci mettere questi 2 miliardi di alberi che competono all'Italia. Non è, è una cosa grossa. È, una cosa che se tu, tutti gli stati eh, eh, si mettessero d'accordo probabilmente è, un, è una soluzione elegante, semplice e anche economica rispetto a, a tutte le altre alternative. Magari quanto ci vorrebbe però in, in termini ci di tempo? Trenta, ci vorrebbero 30 anni. 30 anni, cioè dovremmo iniziare e fra 30 anni avremmo in un certo senso risolto la situazione. Però guarda, che è un problema talmente enorme, questo che tutte le altre soluzioni che vengono proposte sono utopiche. Ti faccio un esempio. È vero che se diventassimo tutti vegetariani, eh, tutto il mondo se diventasse vegetariano eh, si risparmierebbe e quindi non ci fossero più gli allevamenti animali, risparmieremmo una bella quantità di anidride carbonica probabilmente un terzo dell'anidride carbonica oggi prodotta ma quanto, quanti secoli ci vorranno prima che l'umanità diventi tutta vegetariana non diventerà mai te li immagini far diventare vegetariani gli americani non lo faranno mai e allora, allora bisogna prendere bisogna fare bisogna avere delle soluzioni che siano pratiche. Eh, la soluzione di mettere mille miliardi di alberi è una soluzione pratica che non, che non, non provoca gli e che anzi renderebbe il nostro mondo molto più bello. Eh, Senti, <coughs> Stefano, c'è un altro libro, questo Plan Revolution, ti mostro sì. l'edizione di Galaxia Gutenberg a chi ha. Il futuro è, uh, vegetale eh, in delle cosmo piante, uh, mi sì, chiedevo sì. fino a che punto uh, sarebbe immaginabile una, un pianeta B, eh, dato che anche nella nazione delle piante, si parla anche de, di questa idea. no? L'idea di immaginare eh, che ci sia la possibilità di, di, di avere vita in Marte, per esempio. Guarda, nonostante io come scienziato mi sia molto occupato proprio della, eh, mh, della vita delle piante in assenza di gravità, è stato una delle, delle cose su cui, ho, su cui ho lavorato tanto. Anche tu sei passati. stato in assenza di gravità, giusto? Sono stato anche in assenza di gravità, sì, diverse volte. Nonostante questo, beh, tutta, tutte le storie che sentiamo raccontare sul pianeta b Eccetera, sull'andare su Marte sono delle follie. Sono delle follie, noi non andremo, umanità non andrà mai a vivere su Matto, non diciamo in tempi ragionevoli. Però ora, non è assolutamente è assolutamente impossibile pensare una cosa del genere. Allora, quindi la cosa fondamentale sarebbe mantenerci questo pianeta ben saldo, perché non ce ne sono altri. Noi Io spesso credo. Mi sembra di capire che in un certo senso tutta questa enfasi sul fatto che ci sono tanti pianeti extrasolari sul fatto che eh, l'uomo andrà nello spazio, eccetera, eccetera, sia come una specie di serva a dire guarda, che non è così grave quello che stiamo combinando. Anche se lo distruggiamo questo pianeta, poi ne abbiamo degli altri, ce ne sono tanti. No, non è vero, la, il pianeta Terra è unico, è unico fino a prova contraria. Cioè, tutte queste storie che, il, che la galassia, l'universo è, è pieno di vita intelligente, ma io non ci credo. Ma dov'è tutta questa vita? Lo diceva il paradosso di Fermi: diceva, dove sono tutti? Come mai si sente sempre par parlare di tutta, questa, di tutta questa vita e poi non si vede nulla? Ora, capisco che l'universo è enorme, ma. ma ai nostri ai fini pratici se anche ci fosse qualche altro posto dove possiamo vivere che ne so a, a, a mille anni luce da noi ma che ci importa ai fini pratici e non avremmo mai la possibilità di muoverci per mille anni luce allora tutto, tutta questa chiacchiera su il, sullo spazio eh, nasce dal ehm, in parte io credo veramente da, eh, da un'idea di non spaventarci, di eh, come raccontare una storia che ci dice: Ma guarda che non è alla fine così grave, anche se lo distruggiamo, questo pianeta. E invece no, noi, noi, è, come, noi è come se vivessimo su un'isola. È già accaduta questa cosa qui. Eh, gli abitanti dell'isola di Pasqua. <coughs> L'isola di Pasqua, in un certo senso, è in piccolo una, una rappresentazione di ciò che, sta, che può accadere all'intero pianeta. L'isola di, di Pasqua era molto piccola e ci vivevano poche migliaia di persone, però hanno tagliato tutti gli alberi e l'intera civiltà è scomparsa perché non può essere più sostenuta. Noi stiamo facendo. Il nostro pianeta è soltanto un po' più grande del dell'isola di Pasqua, ma è la stessa storia. Allora, è vero che la storia delle piante nello spazio è molto affascinante, ehm, anche perché ti rendi conto che le piante sono proprio degli esseri terrestri, come no? Se tu fai crescere le piante nello spazio, in assenza di gravità. Beh, queste non sanno più dov'è l'alto e dov'è il basso e quindi invece di far crescere le radici verso sotto e i rami verso sopra, fanno delle grandi palle e escono in maniera completamente eh, disordinata. Anche per loro, anche per le piante, la gravità è essenziale. E quindi io dico, teniamoci caro questo di pianeta, perché fuori non ce ne sono sono altri e per noi è impossibile andare a vivere anche sulla luna che è qui sopra e veramente a un tiro di schioppo è giusto, è quella più vicina che esatto ti... <ride> Stefano, prima di finire perché siamo, siamo ormai arrivati praticamente all'ora di conversazione ehm, nella, nella Nazione delle piante il tuo libro finisce con una eh, secondo me con, con una, un orizzonte di luce perché finisce sottolineando l'importanza della cooperazione nel rapporto tra l'uomo e le piante. Quindi in questo caso, ti chiedo, eh, in questo caso contro questa pandemia, eh, anche con la cooperazione ce la faremo? Certo, no, è soltanto la cooperazione. Questa è una delle cose che mi rendono le piante così care. Perché mi piacciono le piante? Perché le studio. <coughs> perché nelle piante la cooperazione è sempre molto più forte della competizione. Al contrario di quello che accade negli animali, noi siamo quasi sempre competiamo l'uno con invece nelle piante la cooperazione è fondamentale e noi dobbiamo imparare dalle piante. La cooperazione è il grande motore dell'evoluzione sul pianeta. <coughs> un grande eh, biologo eh, russo che poi noi, abbiamo, noi conosciamo per lo più per le sue tesi anarchiche, che era Kropotkin, che però era un grande biologo eh, che scrisse un libro meraviglioso che si chiamava Sul mutuo appoggio. A me piace moltissimo questa definizione del mutuo appoggio, cioè il, la collaborazione gli uni con gli altri. Allora, come fonte dell'evoluzione del, della vita la vita si propaga su questo pianeta in maniera principale attraverso la cooperazione anche in questo caso guarda il caso per esempio delle avversità come quello di questo del virus che c'è oggi in giro se noi non cooperiamo fra di noi se non cooperiamo eh, all'interno della stessa famiglia se non cooperiamo fra le nazioni se non se l'Europa per esempio non sta facendo una grande figura sta si sta comportando eh, in, nella maniera peggiore che, che si possa immaginare Dove, questo, questa è, è un'epidemia che avremmo dovuto affrontare tutti insieme tutta l'Europa insieme in maniera cooperativa Cooperativa. Io penso, mi auguro che alla fine arriveremo a comprendere questo. Ma la forza della cooperazione è milioni di volte più forte della, della competizione. Se abbiamo una possibilità di eh, immaginare e di costruire un futuro diverso, è soltanto attraverso la cooperazione. Il mutuo appoggio. E questo in questo le piante possono essere straordinarie, maestre. È uno specchio, giusto sì. dove, dove vedersi, in questo caso, anche per, contro, contro, il, contro il virus, contro la soprattutto contro la paura. Contro di, di queste... la paura, certamente, contro, contro la paura, contro eh, questa idea che se ci chiudiamo, ora. Eh, eh, per, per sopravvivere, per evitare questo contagio, stiamo tutti chiusi, tutti senza rapporti. E la cosa finirà. Dovremmo capire che, il, che la risposta allo stare insieme è sempre fondamentale, è sempre importante. Un messaggio di luce, Stefano Mancuso, sì. grazie da, da questo libro, questa quest idea. Soprattutto di eh, ricordarci l'importanza del rapporto con, la, con le piante, eh, che sono eh, so, eh, un, un, un po' di umiltà, come, come specie, eh, secondo me, ba, ba, in questo caso va fatta perché è, la, su la superiorità del capitolo 1 è spaventosa, è una cosa che dobbiamo imparare. Quindi, grazie davvero, eh, forza e coraggio. Che come Gra sai, poi arriva maggio, eh, anche con la bella stagione, sarà diverso. Ma sì, grazie grazie a tutti voi. Eh, spero, la prossima volta spero di venire di persona, eh, e con maggio vedrai ritorneremo tutti quanti in strada. Arci. magari magari anche noi -an 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 ti vedremo. Gràcies a tothom que, que ha seguit la la transmissió, gràcies també a l'Stefano Mancuso per aquesta llum i aquesta esperança a a la nostra situació de de confinament. Gràcies a la part del CSCB i fins una altra gràcies, Stefano, ciao. Ciao, oh, grazie, ciao.